Nella giornata odierna i militari del nucleo investigativo del comando hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni patrimoniali, emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di Salvatore Pistone, pregiudicato 62enne nisseno, Giovanna Maria Salvo, pregiudicata 51enne catanese e Anna Laura Comparato, 28enne catanese. L'attività odierna, coordinata dalla Procura della Repubblica Etnea e condotta tra aprile 2022 e agosto 2024, dal nucleo investigativo di Catania avrebbe svelato un articolato disegno criminoso grazie al quale gli indagati sarebbero riusciti ad accaparrarsi la gestione per ben 2 anni, di un noto lido del litorale catanese. Un piano ben congegnato e collaudato con una netta suddivisione dei compiti e dei ruoli, secondo cui l'uomo, nella prima fase della truffa iniziata nel 2021, avrebbe dovuto occuparsi delle trattative iniziali con la società titolare dello stabilimento balneare, il Miami Lounge Beach Bar, con l'obiettivo di convincerlo a sottoscrivere a suo favore un contratto d'affitto. Ed effettivamente, dai riscontri investigativi, sarebbe emerso come il Pistone, fingendosi il legale rappresentante di una società svizzera realmente esistente ed operante nel Canton Ticino, ma che è totalmente all'oscuro dell'intera vicenda, avesse avviato le trattative con il rappresentante della proprietà del Lido Ristorante, esibendo nel corso dei numerosi incontri tutta una serie di documenti e deleghe false, mai prodotti o emessi dal gruppo elvetico. L'odierno sequestro rappresenta il culmine di investigazioni mediante le quali è stato possibile far luce sulla gestione di un'attività commerciale illecitamente acquisita e gestita, del valore di circa 3 milioni di euro che a seguito del provvedimento è stata affidata in custodia giudiziaria all'amministratore individuato dal Tribunale. Nel quadro di una convenzione con il Comune, l'azienda Foreste e Demanio della Regione ha effettuato importanti interventi di diserbo e riqualificazione in diverse zone della città. Sotto la supervisione del vice sindaco Veronica Musumeci, dell'assessore al verde Francesca Portogallo e coordinati dal capo squadra Nicolò Sinopoli, gli operai forestali hanno lavorato intensamente per ripristinare il decoro di luoghi simbolo della comunità: Piazza Dante, Piazza Monsignor Risiglione, Piazza Federico d'Aragona e l'area verde di via San Giovanni Annunziata sono state le principali zone interessate dagli interventi. In particolare, Piazza Monsignor Risiglione è stata sottoposta a una pulizia profonda, restituendo all'area un aspetto più vivibile. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti grazie a questa collaborazione», ha dichiarato il vice sindaco Veronica Musumeci. Due scuole di Palermo protagoniste alla Biennale dei Licei Artistici. La cerimonia di premiazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito La Mostra, concorso, giunta alla 5ª edizione, ha coinvolto 210 licei artistici italiani con 207 opere in esposizione al Museo delle Civiltà di Roma, di cui 186 italiane e 21 estere. Il ministro Giuseppe Valditara, una sinfonia dedicata alla bellezza. Le scuole palermitane protagoniste alla Biennale dei Licei Artistici, mostra concorso che si svolge fino al 20 ottobre al Museo delle Civiltà di Roma EUR. Il liceo artistico statale Damiani Almeida, Crispi, di Palermo si è aggiudicato il primo posto assoluto. Il liceo artistico Eustachio Catalano, di Palermo ha vinto il premio nella sezione Scenografia. La manifestazione, inserita nel programma di valorizzazione delle eccellenze dell'MIM, è realizzata dall'Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici Abiliart con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici Renne Aliart. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala Aldo Moro del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La giuria della 5ª edizione, presieduta da Giovanni Bianchi, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università di Padova, ha scelto le opere vincitrici. Ne fanno parte Maria Grazia Dardanelli, presidente di Abiliart, promotrice e curatrice della Biennale, ed altri rappresentanti del mondo dell'arte e della cultura contemporanea. L'ambulatorio solidale di ginecologia e ostetricia, che da poco più di un anno svolge la propria attività con gran successo nell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio policlinico Prodolico di via Santa Sofia diretta da Liliana Mereu, incrementa i servizi offerti. Numerose sono le neomamme o le donne in gravidanza in particolare stato di fragilità psichica, di disagio socio-economico, lavorativo o abitativo,
con disturbi ginecologici o prive di assistenza sanitaria che si sono rivolte all'ambulatorio solidale nel quale hanno avuta garantita l'assistenza sia medica che specialistica grazie ad un team multidisciplinare che prende in carico il paziente a 360 gradi. In particolare, al ginecologo che offre prestazioni sanitarie e sociali gratuite come visite ginecologiche e pap test, ecografie, isteroscopie, assistenza al parto le si affiancano altri professionisti quali il neonatologo, l'assistente sociale e novità di quest'anno, anche lo psicologo in virtù dell'attivazione del nuovo e importante servizio di sostegno psicologico ai pazienti. Il potenziamento dell'attività dell'ambulatorio è stato possibile grazie alla sinergia e la collaborazione tra la professoressa Mereo, la responsabile del servizio di assistenza sociale Gina Occhi Pinti, la neonatologa responsabile dell'UOS Nido Sala Parto Caterina Carpinato, la responsabile del servizio di psicologia Antonella Russo che ha delegato la psicologa Roberta Mangiameli e diverse altre figure come il mediatore culturale. Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a due americani, Victor Ambros e Gary Rubkun, per la scoperta del microRNA, un principio fondamentale che regola l'attività dei geni. Thomas Perlman, segretario dell'Assemblea dei Nobel, ha annunciato il premio lunedì a Stoccolma. Secondo l'Assemblea, la loro scoperta è di fondamentale importanza per lo sviluppo e il funzionamento degli organismi. Il microRNA è una piccola molecola presente nelle cellule che aiuta a regolare l'espressione genica. Si lega all'RNA messaggero per bloccarne la traduzione in proteine o causarne la rottura. I premi Nobel sono stati creati dall'inventore svedese Alfred Nobel e prevedono un premio in denaro di quasi €1 milioni. I vincitori riceveranno i premi nel corso di una cerimonia che si terrà il 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel. John Hopfield e Geoffrey Hinton sono stati insigniti martedì del premio Nobel per la fisica, per le scoperte e le invenzioni che costituiscono le fondamenta dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale. Hinton è un informatico conosciuto come il padrino dell'intelligenza artificiale e lavora all'Università di Toronto, mentre le ricerche di Hopfield si svolgono all'Università di Princeton. Il premio è stato conferito dal segretario generale dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Nel ritirarlo, Hinton ha descritto la sua visione del futuro dell'IA. I think it will have a huge influence. It will be comparable with the Industrial Revolution, but instead of exceeding people in physical strength, it's going to exceed people in intellectual ability. Il Nobel per la fisica prevede anche un premio in denaro equivalente a circa €1 milione. Le premiazioni proseguono mercoledì con il Nobel per la chimica e giovedì con quello per la letteratura. Il premio Nobel per la pace sarà annunciato venerdì. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 9 ottobre di Globus Television. Mercoledì, pressione in aumento sulla regione. Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 31 gradi, valori notturni in aumento. Venti di libeccio, mare molto mosso.